a Pietrasanta e parliamo di istruzione, di fiore all'occhiello dell'istruzione in Versilia, all'istituto Don Lazzari Stagi. Secondo l'ultimo rapporto della Fondazione Giovanni Agnelli è il primo istituto in Versilia tra i migliori istituti che preparano al mondo del lavoro. Sentiamo Massimo Mazzolini. Se frequenti e ti diplomi al Don Lazzari Stagio Stagi di Pietrasanta, hai più possibilità di trovare un lavoro rispetto ad altri istituti. A dirlo è l'ultimo rapporto eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli, istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali, pubblicato nei giorni scorsi. È tra gli istituti tecnici economici primo in Versilia, ma anche nel raggio di 30 km da Pietrasanta, per percentuale di occupati dopo il diploma, con un indice di occupazione molto alto. Un risultato che non tiene ovviamente in considerazione lo stato fatiscente del plesso collegato ad un atteso progetto di ricostruzione e tutte le difficoltà che sta vivendo l'istituto, ultima la prospettiva della perdita dell'autonomia scolastica. Questa è solo una delle tante ragioni, commenta il sindaco Giovannetti, per cui è necessario accelerare per garantire un futuro ad una storica scuola della Versilia che continua a dimostrare la sua importanza per il tessuto economico e sociale della nostra terra. Nelle scorse settimane la provincia di Lucca, competente per gli istituti e licei, ha mostrato il progetto. Ma tornando al rapporto eduscopio, il successo è certamente il frutto della qualità dell'insegnamento del corpo docenti che, aggiunge il sindaco, va messo in condizione di lavorare in ambienti idonei e stimolanti. Oggi il Don Lazzari Stagio Stagi è un contenitore di opportunità per i giovani. Ecco perché è importante ridurre i tempi per ridare alla città una scuola sicura, accogliente, moderna e funzionale, capace di essere anche motore economico per il presente, motore occupazionale per il futuro e punto di aggregazione per la comunità. E adesso andiamo a scoprire con Massimo Mazzolini.